situazione. Due brutti ceffi alla scoperta del ponente ligure. Siamo sempre qua, siamo sempre noi. Ci siamo. Ci siamo, nuova avventura, amici. Eccoci finalmente arrivati nella bellissima Varigotti. Nuovo spot per i nostri video alla scoperta del ponente ligure. Meravigliosa, sono le 7:30 da poco passate e ci mettiamo a montare le canne. Veramente una spiaggia a primo impatto bellissima, amici. Ci partiti subito due canne con l'americano per tastare un po' il terreno, il nuovo terreno di caccia. Non fortissimi lanci. E alla nostra sinistra il nostro Stefano che sta montando anche le sue canne. E poi andremo a vedere un po' come pesca e vi farò vedere anche io due montature. Questa sera con noi abbiamo un po' di tutto. Americani, arenicola, coreana rossa, grittine o granchietti e bibi. Un bel trancio di cefalo che dobbiamo ancora scongelare e siamo pronti a tutto questa sera. Eccoci, 8:30, anche la terza è entrata in pesca, sempre americano, sempre a testare questo nuovo spot. Qualche ondetta, ma tutto sommato veramente una bella serata, amici. Guardate che spettacolo. Tramonto alle nostre spalle. Veramente bello. Ragazzi, la mia postazione è pronta. Tre canne pronte da lanciare accanto al Temossi. Oggi uso tutte canne Surf Italy di Spagna, Diablada e un'altra in Spagna. E una canna la dedicheremo al lancio con il trancio per il Serra, ragazzi, per il Serra, tentare Serra. Quindi sto utilizzando un trave da 1,50 m con un bracciolo alto, uno short rovesciato dello 0,40 con 30 cm di terminale, il cavetto d'acciaio con due ami del 2/0 costruito a casa, collegato con un semplice nodo. Proveremo stasera a vedere se uscirà qualcosa di più importante. Un'altra canna la dedicherò al sottoriva con la Diablada Super 80, cerca di qualche branzino o qualche pesce comunque gruffolatore. E poi un'altra canna invece la dedicherò alla media lunga distanza con esca arenicola e coreana. Vediamo, amici. Qua siamo in un bellissimo paesaggio, nella spiaggia di Varigotti, e ci attende un tramonto sicuramente spettacolare. E ora lanciamo le canne e iniziamo a pescare. Eccoci la montatura di stasera, classicissima scorrevole, girellina porta piombo, una serie di perline, tubetti a forno ammortizzatore alla nostra girellina, alla quale attaccheremo un terminale lunghissimo dello 0,22 fluorocarbon a metto dell'8 e abbiamo solamente la scelta per stasera delle esche. Conico in bobina 10.000, Maverick Titanium 3 pezzi che non mi abbandona mai. Mai, si parte. Proprio stivali, andare a pesca d'estate con i piedi nella sabbia, veramente fantastico, amici. Sensazione di libertà allucinante stasera. Sempre con noi la nostra fedelissima Servidora, dove abbiamo vermi, qualche terminale, forbici, slamatore, straccio e sotto di noi il secchio col ago. Tutto sempre molto vicino alle nostre canne. Postazione raccolta, in modo da
velocizzare qualsiasi cambiamento in opera. Siamo nella spiaggia di Varigotti, una spiaggia che è poco distante da quella in cui siamo stati l'ultima volta, quella del Malpasso, io e Giorgio. Siamo in una giornata speciale perché ci hanno riferito che oggi ci sarà un'eclissi lunare e per adesso la luna si vede sul fondo, all'orizzonte, come potete vedere. Stiamo pescando in questa spiaggia che è sabbiosa, prettamente sabbiosa, con una decina di metri iniziali caratterizzati dalla cosiddetta ciappa, cioè una lastra di pietra unica che una volta era l'antica strada romana. E insomma, poi dopo questa ciappa il fondale è completamente sabbioso. Ci sono alcune zone in cui c'è poco fondale, qua invece siamo in una zona in cui c'è fondo, quindi non so dirvi quanti metri, ma comunque ci saranno almeno 5 metri di fondo. E stiamo pescando con tre canne a testa, ora siamo al calasole, vediamo che cosa succede, poi punteremo anche a lanciare una canna con il cavetto d'acciaio per tentare se ci fosse qualche serra. È una spiaggia molto spaziosa, ci si può venire in tante persone, è molto lunga, più di 500 metri. E ragazzi, vi lascio con questo fantastico tramonto, con Giorgio sullo sfondo, e a più tardi con gli aggiornamenti. Una piccola parentesi di Super Quark Surfcasting, parliamo un po' di questo bellissimo paese di Varigotti. È un rione di finale ligure in provincia di Savona, quindi siamo ben distanti dalla nostra Genova. Che dire, d'inverno questo piccolo paesino di mare conta solamente 500 anime e da vedere le case, la loro vista, devo dire che queste 500 persone se la godono veramente bene la vita. Fino al 1869 faceva comune autonomo, quindi ancora più relax per queste 500 anime. Guardate che spettacolo, amici. Super Quark Surfcasting, puntata 1. Nostro Stefano col suo flotterato. Guardate la luna, eclissi parziale di luna per noi stasera qua a Varigotti, serata magnifica, mentre sta salendo primo pesciolino per Stefano. Un'occhiatina, flotterato occhiatina. Eccolo il nostro Stefano, combattimento, finalmente dopo un'ora di attesa inizia a farsi vedere qualcosa. Canna alta, siccome lo scalino è subito sotto e a pochi metri troviamo una ciappa vera e propria di pietra che potrebbe portarci brutte cose.
Quindi canna, mi raccomando, quando siete questa spiaggia alta, amici. Il nostro Stefano. Vabbè, non ti preoccupare. Vedete la difficoltà? Appena ci si avvicina, arriva anche la ciappa in pietra, le prime difficoltà. Vai Ste, pompala, continua, costante, non mollarla. E la portiamo a casa, dai. Porca Eva. Appena si è avvicinata arriva, come vedete, subito difficoltà. Ciappa maledetta. Un battimento continuo per il nostro Stefano. È riuscito in qualche modo a liberarla dalla scogliera. E che ce l'hai, Ste? E che bella! Guardate che pesce meraviglioso! Guarda che bella! Oddio Gio! Fiorata! Guardate Gio. Che bella! Tirala su! Bellissima! Oddio ragazzi, che emozione! Guardate ragazzi. Che sberla di orata! Non si scherza! Surfcast in GBT Liguria, siamo ripartiti amici! Guardate che bella! Adesso parliamo un po' dei dettagli di questa serata. Terminali. Questa sera usiamo Nuclear della Colmic numero 8, micidiali becco d'aquila acciaio puro N500 e questo filo nuovo del nostro caro amico amato 100% fluorocarbon 0,21 e 8 mm bobina da 100 metri, meravigliosa, appena uscita dalla fabbrica, la potete benissimo trovare sui siti di Amato Surf Italy. Particolarità di questa bobina: ha un reggifilo che una volta finita la bobina, che andrà buttata, può benissimo essere non gettato e utilizzato per tenere le nostre tre prezzi. Quindi un oggetto comunque utile da non buttare, a mio parere, che io conserverò per tenere assieme le mie tre pezzi. È una cosa aggiuntiva a questa bobina, ricordo appena uscita, la trovate a un ottimo prezzo sul sito Amato Shop. Esatto, come mi ricorda il mio amico Stefano, Pesca Fishing Shop. 0,21 8 mm bobina da 100 metri. Adesso subito dopo la cattura il nostro Stefano, grandissimo questa sera, è toccata a lui l'orata per il momento, la prima. Parliamo un po' di questo recupero, che è stato abbastanza difficile. Vi abbiamo parlato all'inizio della conformità della spiaggia e scalino corto e troviamo subito una ciappa di pietra. Ciappa di pietra che abbiamo trovato anche in questo recupero di un bel pesce, l'avete visto, l'abbiamo portato a terra per fortuna, ma è stato molto difficile. Quindi amici, se venite qua, mi raccomando, ricordatevi di questa ciappa che segue tutta la spiaggia. È un costone di roccia piano, quindi
se vi spostate in qualche modo, come ha fatto il nostro Stefano, riuscite a portare a casa la pelle. Esatto. Fate attenzione, mi raccomando. Un consiglio di tenere sempre la canna alta nel recupero e di mantenere un recupero costante anche se avete il pesce in canna. Io ho cercato di recuperare con costanza, ma mi si era in un momento incagliato il piombo, poi spostandomi tutto di lato sono riuscito a disincagliarlo, sono stato anche fortunato. La fortuna aiuta gli audaci, aiuta sempre, amici. Andiamo avanti, andiamo avanti. Eccola qua con noi, la regina. Dici un po' come l'hai presa. Stavo pescando con un trave da 2,40 m, triplo amo, bracciolo lungo 1 metro, e ho deciso di usare nel bracciolo alto il pop-up. Pop-up rosso. Che è ancora attaccato, amici. Con esca coreano, ragazzi. Qua ha ingoiato tutto e ho visto che ha spiombato e poi ha boccato questa bellissima. Guardate che pesce, regina, amici. Ragazzi. Bellissima, meravigliosa. 9,5. Questa meravigliosa luna davanti a noi. Primo check-up della situazione. Allora, pescetti presenti fino all'inizio. E li abbiamo visti bene con i nostri americani, tra virgolette, sonda. Quindi adesso per la seconda parte. Ho messo due canne col bibi alla ricerca specifica di qualche sparide e la terza sempre con l'americano. Un'esca un po' più morbida, a vedere se c'è qualche bella mormorina. Eccolo il nostro Stefano, vuole assolutamente portare a casa una doppietta stasera. Come abbiamo detto prima, canna alta, amici, guardate che luna spaziale stasera. È la luna di Stefano stasera, eh? È la luna di Stefano. Guardate com'è piegata la canna. Piano piano sta arrivando. Sempre canna alta, amici. Testonate notevoli. Guardate che roba. È una miseria, ste. Cos'è di nuovo sotto flotterata coreana? Stesso trave di prima. Vedete che mettendo in acqua più esche possibili sta arrivando anche la seconda, amici. La seconda orata per Stefano è qua davanti a noi. E andiamo con la seconda. Andiamo con la seconda, amici. Grazie. I nostri sforzi vengono ripagati pienamente quest'oggi. Grazie. Doppietta per il nostro Stefano. Un'altra bella orata. Qua non si scherza. Un'altra bella orata. Sempre presa con flotter e coreano. Magica luna di Varigotti questa sera ci porta fortuna. Non si potrà vedere da casa, ma è una serata bellissima. Questa luna davanti a noi, si continua a lavorare, a innescare, a darci da fare. Varigotti veramente meravigliosa. All'alba delle 10:30 si fa viva questa mormorina che adesso rimandiamo in acqua su una bella teleferica alla ricerca del serra. Arrivano le 11 e arriva anche l'ora di questo trancio di cefalo gentilmente donato dal mio amico Andrea Principe, trainista, un vero campione. Io vi suggerisco di andare a cercare su Facebook perché qua si parla di campioni veri, amici. Adesso lo preparo e ve lo faccio vedere. Sashimi di cefalo.
alla ricerca del Serra. Eccolo qui il nostro sassicciotto pronto a essere lanciato, quindi trancio di cefalo, flotterato all'interno, cavetto d'acciaio, amo del 2:0 e siamo pronti. E anche la mormora di Varigotti è venuta a farci visita sul Bibi. Guardate che bella, colori bellissimi amici. Ore 23 inoltrate sulla canna sottoriva, mi abbocca questa bellissima occhiata che adesso rilasciamo, presa col coreano e flotter bianco. Adesso, come è già successo per altre spiagge del ponente ligure, si parte con una brezza, un vento che non ci abbandona fino a una certa ora. Andiamo dalle 11, 11 e mezza, mezzanotte, dopodiché bonaccia, si calma tutto, i pesci si avvicinano a costa e inizia un'attività veramente frenetica. Abbiamo avuto tocche praticamente su tutte le canne in pochi minuti, tutte le esche, dalla coreana, all'americano, al bibi. Quindi semplicemente un fatto di attesa, amici. E per concludere questa tappa, la mormora, la seconda arrivata, bellissima anche questa. Con questa eclissi di luna parziale vi diamo la buonanotte, anche questa puntata è andata. Varigotti meravigliosa, veramente consigliamo a tutti i ragazzi che ci seguono di venire a provare. Questa sera sono uscite due orate bellissime, un paio di mormore e tanti pesci. Quindi non ci resta che darvi un saluto e ringraziarvi sempre per seguirci e alla prossima puntata. Alla prossima ragazzi, ciao!